Ciao ragazze, oggi la mia intenzione è quella di mostrarvi come creare un altro tipo di orecchini, quelle col cerchietto all'interno, con l'orecchino tondo. Vedete? Io qua ne ho già fatti un paio, verde militare, anche se farlo bicolore verde giallo non è male. Comunque, saranno i prossimi che farò. Allora, per iniziare, ecco qua, mi metto in modo da mostrarvi bene i punti. Ok, avevo già avvio 6 catenelle. La sesta mi serve da chiusura con la prima. Ok, naturalmente uso sempre la maglia bassissima, mi alzo di una catenella. Con questa da qui procederò a lavorare 15 mezze maglie alte. Sono due, già contando le due catenelle che ho dato all'inizio. E procedete così via via per tutto il giro. Mi raccomando che siano 15 mezze maglie alte. Arrivati alla fine del quindicesimo giro, ci troveremo il tondino così. Cosa faremo? Continueremo a lavorare per le maglie, sempre in mezza maglia alta, ma come? Ops, qui non l'ho chiusa con la maglia bassissima. Eccola qua. Chiusura, maglia bassissima. Mi alzo di un'altra catenella e lavorerò una maglia sì e una maglia no, 3 mezze maglie alte, quindi una, in questo caso sono due perché contiamo anche le catenelle fatte in precedenza, sono una, due, tre mezze maglie alte in una maglia e lavoriamo una sì, una no. Lasciamo 2 catenelle di spazio sopra e lavoriamo. Abbiamo detto una sì, una no. Quindi questa è quella sì. 3 mezze maglie alte. Quindi sono. Continuiamo ad effettuare questo lavoro per tutto il giro. Quindi 2 catenelle su. Quindi camminiamo 2 catenelle di spaziatura e lavoriamo una maglia sì e una maglia no del lavoro precedente. 3, 1, 3 mezze maglie alte. Quindi sono 1. Ok, siamo arrivati alla conclusione del nostro secondo giro. Come vedete, inizia a prendere forma il nostro orecchino. Ora il nostro passaggio prevede incorporare il lavoro sul nostro orecchino a cerchio. Poggio di sotto. Aspettate un attimo, vediamo se così sì. Ok. Il lavoro metto di sotto. Cosa faremo? Lavoreremo questo, in questo caso con la maglia alta. Salgo una,
due catenelle, la seconda catenella la tengo in modo da bloccare il mio cerchio. Ecco qua. Cosa faccio? Mi avvicino alla mia al mio gancio su per gli orecchini e cerco in modo di bloccare, ecco qua, cerco in modo di bloccare i miei orecchini lì. Mi sa però che mi verrà un po' complicato, quindi allora. Le tre maglie alte le andremo a posizionare centrali alle tre mezze maglie che abbiamo creato in precedenza. Quindi sono una e chiudo, eccola qui, due, ok, dai, tre, perché dobbiamo contare le due catenelle che abbiamo fatto in precedenza già come maglie alte, quindi chiudo. Cosa faccio? Mi creo un passaggio con la catenella in modo da saltare il gancio, eccolo qui. Lavoro una maglia bassa e ricomincio a lavorare con le mie tre maglie alte, quindi una, e lavoro sopra il ferro, sopra il cerchietto, passo sotto, mi creo la maglia per la maglia alta. Ok, sono creata la maglia alta e lo chiudo sopra il cerchio. Sono due, passo di nuovo sotto, ecco qui. E tre, e lo richiudo sopra. Lavoro camminando con 3 maglie basse, quindi una, due, cercando di incorporando il cerchio, quindi prendo il filo da sotto il cerchio e lo tiro. Però così non arriva pure troppo sicuro. Riprendiamolo così, forse siede meglio. Lavoro di nuovo le mie tre maglie alte, il filo lo prendo sempre di sotto e sono una, chiudo sopra. Chiudo sopra, ecco qui. Si vede meglio scura, vero? Cercando di farvi, di trovare una luce adatta perché non voglio. Niente, l'unica soluzione è questa, in modo da mostrarvi bene. Andiamo a zoomare un pochino. Così
forse più vicino così si capisce meglio. Voi che dite? Cammino, forse si vede meglio, dai. Quindi cammino con la maglia bassa, l'uncinetto è sotto il cerchio dell'orecchino, lo porto, no, porto sul filo, chiudo. Prendo la maglia per creare la mia maglia alta e lo chiudo sopra. Prendo da sotto, lavoro la maglia alta, chiudo sopra. Chiudo, maglia alta. E così fino a completare tutto il giro, fino a completare tutto il mio orecchino. Questo è come dovrebbe arrivare alla fine. Ok ragazze, il lavoro è concluso, ora sta a voi decidere come continuare ad abbellirlo, mettendo delle perline, oppure lasciarli semplici così, oppure far passare all'interno comunque dei fori della passamaneria, cioè passare un altro filo, passare filo di raso. Ora sta a voi. Potete anche inserirci un bottone all'interno del buchino. Naturalmente dovrete trovare un qualcosa che sarà evidente, bello evidente, sia dietro che avanti. C'è qualcosa di molto comunque carino. Va bene ragazze, dopo questo vi lascio un grande, 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 grande ciao.